Allora, ho voluto naturalmente aspettare l'ufficialità della chiusura del mercato prima di registrare questo video, quindi le 20 di questa sera, e basta, insomma, per constatare quello che ormai si immaginava da un po' di giorni, non diciamo dall'inizio del mercato o da prima che iniziasse questa fase di mercato, perché francamente io ero tra quelli che si aspettavano un movimento. Non un colpo, perché i colpi a gennaio è difficile farli. Un movimento di mercato in attacco, lo dicevamo prima che iniziasse il mese di gennaio, abbiamo continuato a ripetercelo fino al 20 di gennaio, poi abbiamo capito che era un po' difficile che la cosa accadesse. Questo voler stare alla finestra, cogliere occasioni, insomma, poi oggi Carnevali ha fatto chiarezza sul discorso Scamacca, ossia la Juve. Non voleva il diritto, cioè non voleva l'obbligo di riscatto, ma un diritto. Ne abbiamo già parlato, insomma, è venuto anche nei panni del Sassuolo, giustamente vuol valorizzare i propri giocatori. E poi quella frase di Carnevali che ha detto alla Juve non sarebbe stato valorizzato, o quantomeno non avrebbe potuto seguire re con regolarità il suo percorso di crescita, che è un'affermazione del tutto condivisibile. Perché sappiamo benissimo che Scamacca sarebbe arrivato a fare il quarto attaccante, considerando ovviamente anche Paolo Dybala, se non il quinto, considerando Kulusevski, e quindi probabilmente avrebbe avuto poche chance per giocare. Ora, non che da quando è arrivato Ballardini nel Genoa Scamacca stia giocando così tanto, giocava decisamente di più prima che arrivasse Ballardini, però in questo momento ha ragione Ballardini perché ha fatto 10 punti nelle ultime 4 partite. Genoa ha ritrovato la marcia giusta non solo per salvarsi, ma magari per provare a non avere rammarico, non aver puntato qualcosa di più in alto. Però non siamo qua a parlare del Genoa, e in tutto questo però Scamacca ha giocato poco, quindi non so quanto possa valere del tutto a conti fatti l'affermazione di Carnevali, che comunque ci sta perché è un giocatore deve avere un certo percorso di crescita, e se sta molto molto o troppo in panchina, poi è anche vero che se stai in panchina al Genoa è un conto, se stai in panchina alla Juve magari impari qualche cosa di più, ma non perché non siano bravi gli allenatori, ma perché chiaramente ti confronti con giocatori tecnicamente più forti, altrimenti non ci sarebbero differenze tra Juventus e Genoa. Ma chiudiamo il capitolo Scamacca e non ne apriamo nemmeno uno perché appunto non è arrivato nessuno, la Juve resta così com'è. È stato ufficialmente salutato Sami Khedira, quindi c'è un risparmio di 6 milioni e rotti lordi, o meglio, a questo punto la metà perché è arrivato fino a gennaio. E quindi la metà di 3 milioni lordi, insomma, risparmiati dalla Juventus da qui al 30 di giugno. Mandragora che passa dalla Juve al Torino via Udinese, o meglio, dall'Udinese al Torino via Juventus, ma qui è un obbligo di riscatto a 18 mesi, quindi una Juve che ha messo le basi un po' più avanti per ricevere soldi. E poi l'operazione di plusvalenza di Rovella la conosciamo tutti, insomma, abbastanza evidente che si tratta di un'operazione di plusvalenza. Senza che questo comporti, come leggo, critiche nei confronti solo della Juve, visto che sono operazioni che fanno tutti, ma naturalmente se le fa la Juve deve guadagnarsi le prime pagine dei bimbi minchia. Ecco, no, non volevo dire dei giornali, assolutamente, le prime pagine dei bimbi minchia. Detto questo, chiudiamo il discorso mercato ed entriamo nel discorso relativo a questa partita che si deve giocare e che non è una partita qualunque, ma una partita molto molto importante. Inter-Juve hai già detto tutto, no? Ci sono due mondi che vanno a cozzare l'uno contro l'altro, che si danno testate, gomitate, pugni, spallate, tackle, sfondamenti, falli, c'è cioè di tutto, no? Nel campionato di Inter-Juve. Vabbè, mi fermo qua, no? Perché ci sono anche cose un po' extracalcistiche delle quali però preferisco non parlare in questo momento. Ecco, preferisco non parlarne in questo momento. Mi sto attenendo alle cose di campo. Lascio stare le cose fuori dal campo perché ci sono ancora cose in sospeso, quindi su quelle robe lì non dico niente, ok? Ne parlerò, ne parlerò, ne parlerò.
Ne parlerò, perché so che prima o poi ne parlerò. Quindi, però, per il momento no. Quindi, campo, Inter, Juve, andata alla semifinale di Coppa Italia, Inter senza Lukaku e Hakimi, e Juve con Cuadrado, ma guarda un po', Ramsey, risentimento muscolare. E ragazzi, il discorso che facevamo anche l'altro giorno su Ramsey. Ramsey è così. Fosse stato quello dell'Arsenal prima dell'ultimo infortunio che ne ha condizionato il proseguo della carriera, sarebbe stato un altro giocatore, un giocatore quasi imprescindibile. Ma Ramsey è così, meno magari suscettibile di infortuni muscolari rispetto a Douglas Costa, perché Douglas Costa da 0 a 10 era 12, Ramsey è 7, 8, ecco, Douglas Costa era 12, da 0 a 10. Ramsey è 7-8, però è sempre così. È sempre così. Però è una Juve diversa da quella che si era vista in campionato 2 settimane fa, abbondanti. Mancava McKennie, mancava Cuadrado, insomma, c'erano due pedine fondamentali, direi, per il gioco della Juve. Era appena rientrato Chiellini, quindi non si poteva pretendere più di tanto. Guarda caso, con Chiellini in campo, da lì in avanti la Juve non ha più subito gol. Oggi ha parlato molto bene di Bonucci, Pirlo, ma ragazzi, Bonucci è uno che rende molto bene giocando proprio in coppia con Chiellini, ma lo dimostrano i fatti. Sono situazioni di reparto strettamente collegato in base agli interpreti che vengono schierati. Non è una supercazzola, credo di aver detto un espresso concetto, non ho espresso chiaramente un concetto chiaro, cioè che alcuni giocatori rendono se affiancati ad altri perché si compensano alla grande. Ok, perché Chiellini e Bonucci si compensano alla grande e meno si compensano Bonucci e De Ligt? Perché Bonucci e De Ligt sono uguali, sono all'occorrenza due in grado di far ripartire l'azione. Infatti, Sarri non aveva tutti i torti, secondo me, ma detto da un allenatore, ovviamente bisogna crederci, che De Ligt era l'alter ego di Bonucci e Demiral l'alter ego di Chiellini. Ok? Quindi è chiaro che Bonucci e De Ligt, che hanno caratteristiche piuttosto simili, non si compensano bene come un Bonucci Chiellini o magari Bonucci Demiral o De Ligt Chiellini o De Ligt Demiral. Ci siamo capiti, no? Ok. Perché poi mi ero imbarcato in questo discorso, non lo so. Vedremo se ci sarà Chiellini domani, non lo so perché tante partite a fila possono rappresentare un rischio, e consideriamo pure che c'è Juventus-Roma sabato, quindi probabilmente ci sarà un po' di turnover lì, ci sarà Buffon in porta, però dicevamo una Juve, ecco perché poi non mi perdo alla fine, recupero, il giorno che mi perdo smetto di fare i video, ve lo dico, ma perché c'è una Juve diversa da quella che si era vista in campionato, e c'è un'Inter diversa, senza Lukaku e senza Hakimi è un'Inter diversa. Ma non per questo meno difficile da affrontare. Attenzione, guai se la Juve facesse questo errore, lo ha già fatto a San Siro. A parte che mi sono rivisto qualche giorno fa il primo quarto d'ora, fino a quando viene annullato il gol di Ronaldo, giustamente perché c'era fuorigioco di Chiesa. Ma fino a quel momento lì era stata la Juve a fare la partita, devo ammetterlo, effettivamente. I primi 10-12 minuti è la Juve che fa la partita. Viene annullato il gol di Ronaldo, si spegne la luce, anche perché 3 minuti dopo segna Vidal e lì è notte fonda, è buio totale. Cerchiamo però di far capire che l'approccio della Juve non era stato così sbagliato. E dopo è inspiegabile il blackout che avviene subito dopo il gol annullato a Ronaldo. Ecco, è lì il punto da cui ripartire eventualmente con analisi, anche se adesso è inutile farle, sono state fatte da Pirlo, dai giocatori e compagnia bella. Quindi partita importantissima, non decisiva, giustamente ha detto Pirlo, perché ci sarà una gara di ritorno, il fattore campo c'entra poco o nulla, ed è sempre centrato poco o nulla anche con il pubblico presente, perché la Juve a San Siro si gasa molto a giocare quando c'è molto pubblico, così come l'Inter è particolarmente stimolata per andare a giocare allo stadio. Non dimentichiamo che l'Inter è stata la prima squadra con Stramaccioni in panchina a espugnare lo stadio quando c'era Conte della Juventus e c'era l'Inter di Cassano quella sera. Quindi gli stimoli ci sono, a prescindere dal luogo in cui si gioca, se
Sarà una partita, penso, molto 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 tirata, perché questa volta le due squadre credo che andranno a combattere fino alla fine, che non è solo l'astro della Juve, ma in questo caso vuole essere una rappresentazione di quella che sarà la partita di domani sera. Sono stato esauriente? Fatemelo sapere, non lo so. Iscrivetevi al canale e ci vediamo. Con il solito appuntamento nell'intervallo di Inter-Juventus, diretta su Facebook, e alla fine della partita, qua su questa piattaforma, sul canale YouTube del Balsa. A domani, ciao, iscrivetevi, ve l'ho già detto. Ecco, un po' di... vabbè, ciao.